Pagare i contributi all'Unione Europea è un dovere legale dei membri. Ci confronteremo su questa ed altre questioni. Oggi il ministro dell'Interno ha detto che servirebbe un aereo da una delle capitali europee per risolvere la questione dei migranti sulla nave da guardia costiera da porto. Mi ripete per favore? Vini oggi in un'intervista al Corriere della Sera ha detto che per risolvere la situazione della nave Diciotti servirebbe un aereo in arrivo da una delle capitali europee. Ma servirebbe soprattutto, direi, al di là della situazione della nave Diciotti, un'effettiva volontà dei governi europei di condividere le questioni relative ai migranti. Le questioni relative ai migranti non possono essere lasciate solo alla geografia fisica del nostro continente. La questione migrazioni è una questione di un'importanza tale che non può non essere gestita a livello di Unione Europea se vogliamo continuare a usare questo termine Unione. Al di là della... Non ci sono segnali positivi, mancano completamente anche dalla riunione di oggi di Bruxelles. Ci sono purtroppo in questa materia e non da oggi molte difficoltà a trovare quella piena condivisione che spesso viene enunciata a parole, non sempre, ma spesso, e raramente viene praticata nei fatti. Al di là della questione politica c'è una questione umanitaria. Il presidente Fico ha chiesto decisamente lo sbarco dei migranti sulla Diciotti. Lei è d'accordo con Fico? C'è una questione umanitaria in tutte le questioni che riguardano le persone. I migranti sono persone e vanno trattati come tale.